30 aprile 1803. La Francia vende agli USA la Louisiana. Per 15 milioni di dollari, un territorio di 2.140.000 chilometri quadrati, raddoppiando così l'estensione del loro territorio. Tracce dell'insediamento dei nativi risalgono a 16.000 anni prima dell'arrivo degli europei, che trovarono la regione abitata da diverse tribù indiane. L'esploratore francese René Robert Lassalle, che nel 1682 era riuscito a discendere il fiume Mississippi in tutta la sua lunghezza, oltre 3.600 chilometri, rivendicò l'intero bacino del fiume per la Francia. Fondata la città di Nuova Orléans, ora nota come New Orleans, la colonia della corona francese fu battezzata Louisiana in onore di Luigi XIV, il Re Sole. Con l'arrivo degli Acadiani, i cosiddetti Cajun, deportati dalla Nuova Scozia per decisione degli inglesi, e con la vittoria della Spagna nel 1762, gli assetti mutarono. Dal 1800 i territori tornarono ai francesi, che dopo pochi anni, in cambio di una somma irrisoria, concessero all'Unione degli Stati Americani la proprietà di una distesa immensa, sulla quale, secondo gli storici contemporanei, neppure potevano vantare diritti appartenenti alle popolazioni native, anche se del tutto inconsapevoli. Per Washington fu una svolta geopolitica. Dopo il controllo dei territori nord-occidentali acquisito 20 anni prima, si completava il controllo dell'intero bacino del fiume Mississippi, interamente navigabile, e del suo porto strategico, New Orleans ormai. I prodotti agricoli e minerari potevano essere esportati senza grossa spesa, attraversando il paese da nord a sud.